Chi possiamo chiamare amici? Veramente amici? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Sto ragionando molto ultimamente sul tema dell'amicizia, perché è qualcosa che dà veramente significato alla vita. Gli amici sono quelli che ti danno una mano nel momento della difficoltà, anche soltanto ascoltandoti. E gli amici veri appaiono proprio nel momento del dissenso. Secondo me questo è il crinale che ci permette di capire quando una persona è amica. Quando non sei d'accordo con lui, ma questo non va a demolire la relazione che esiste. E mi sono reso conto che se è vero che le amicizie possono sorgere in qualunque momento della vita, ma ci sono degli anni particolari che vanno a creare delle basi così solide che durano anche in mezzo alle tempeste. In particolare ho riscoperto oramai da alcuni anni i compagni della scuola media, alcuni compagni della scuola media, quelli con cui forse anche all'epoca ero più in contatto. E il fatto di condividere delle radici così profonde fa sì che anche nel momento in cui c'è un dissenso profondo, qualunque sia l'argomento, non c'è mai una caduta di affetto, non c'è mai una caduta di comprensione, di accoglienza. Sarebbe interessante chiedersi perché, come mai succede questo, come mai si riesce a mantenere proprio questo livello di intimità, di profondità. E forse l'avere trascorso anni in cui ci si formava, aver messo un seme proprio in quel momento. Che cosa hanno bisogno le amicizie nate più avanti, anche con barba e capelli grigi, per poter avere quel livello di profondità? Probabilmente valori così radicati che sono capaci di resistere a qualunque tempesta. Che cosa ne pensate? Mi aiutate a riflettere sull'amicizia? Buongiorno e buon caffè.